Ciao e benvenuti su Funny Pets, il canale dedicato ai nostri amici felini. Ciao e benvenuti su Funny Pets, il canale dedicato ai nostri amici a quattro zampe. Oggi parliamo di un cane di piccola taglia, il bulldog francese. Ti sei mai chiesto quali siano le caratteristiche principali del bulldog francese? Iniziamo con le caratteristiche prettamente fisiche. Innanzitutto, si tratta di un cane di piccola taglia. È infatti un diretto discendente di quello inglese, incrociato con razze piccole quali il carlino e il terrier. Il risultato? Un cane piccolo e amabile che si distingue per le sue caratteristiche di gran seduttore, anche conosciuto come bulldog nano. Originari dell'Inghilterra e appartenenti alla famiglia dei mastini, questi mini cani a metà 800 erano i compagni prediletti dalle ricamatrici di pizzo. Quando le ricamatrici emigrarono a Parigi, la razza, che era ancora indefinita e che era il risultato dell'accoppiamento tra bulldog nani inglesi, si incrociò con carlini e terrier. Questo molossoide è fisicamente brevilineo, ha una muscolatura compatta e massiccia, faccia e muso corti, naso schiacciato e riconoscibili orecchie a pipistrello, più larghe alla base e tonde in punta, in grado di conferirgli un aspetto un po' buffo. È proprio colpa del suo nasino corto se lo sentirete russare durante i pisolini. La testa, invece, è di forma quadrata e la pelle che la ricopre forma piccole pieghe e rughe simmetriche. Gli occhietti sono tondi e scuri e gli incisivi inferiori si trovano spostati un po' in avanti rispetto a quelli posteriori. In generale, l'arcata incisiva inferiore è arrotondata e le mascelle non presentano alcuna deviazione laterale o torsione. Le labbra sono spesse e nere. Il labbro superiore si unisce a quello inferiore e nasconde i denti. La coda corta, invece, assume l'aspetto caratteristico a cavatappi, che contribuisce a renderlo così simpatico. Per quanto riguarda il pelo, è invece corto, aderente al corpo e può diventare fulvo. I colori invece sono tigrato o bianco, con pezzature rossicce o nere. Un'altra caratteristica di questa razza è che il corpo sale gradualmente, anche se non eccessivamente, dal garrese a livello dei lombi e il tronco, che è corto, è largo e arcuato. Ora che abbiamo visto nel dettaglio quali sono le caratteristiche estetiche, è arrivato il momento di analizzare invece i comportamenti tipici di questa razza particolarissima. Cosa rende il bulldog francese così amabile? Il primo e più importante tratto caratteriale di questa tipologia di cane è il bisogno di essere sempre accudito e coccolato. Diciamocelo, è davvero un gran tenerone e sarà difficile resistergli. Questa razza crea un legame elitario e viscerale con la famiglia che lo ospita. È un cane che si distingue per la sua grande fedeltà e per l'affetto che dona continuamente. Verso il padrone, inoltre, ha una vera e propria venerazione. Lo segue ovunque e soprattutto lo protegge da tutto quello che considera un pericolo. In effetti è un ottimo cane da guardia. È in grado di avvertire il padrone non appena sente strani suoni o rumori, e la sua attenzione e devozione verso il padrone contribuiscono senza dubbio a renderlo una razza magnifica e molto gettonata. Il suo aspetto burbero è in realtà solo apparente. Il bulldog francese è un cane che ama la compagnia ed è un instancabile giocherellone. Un altro aspetto che lo rende molto riconoscibile è la necessità che ha di essere sempre al centro dell'attenzione. Ama che il suo padrone lo faccia sentire unico e che lo vizi con le sue continue attenzioni. Ama gli esseri umani in generale ed ha un ottimo rapporto anche con i bambini. Ama il verde e l'aria aperta, ma non disdegna di certo poltrire. Pur essendo un giocherellone, è però pigro di natura e nonostante il suo lato goliardico, va comunque spronato. Nel complesso, dunque, è un ottimo cane da compagnia, socievole, fedele, giocherellone, ma tranquillo. Potrà sorprendere dunque il fatto che non vada d'accordo con altri cani della stessa razza. Per quanto riguarda le sue preferenze, può vivere tranquillamente in un appartamento di città, purché non venga lasciato solo per periodi troppo lunghi, altrimenti inizia a soffrire la solitudine e ad annoiarsi, con il rischio che sporchi in giro. Un'altra caratteristica degna di nota
è probabilmente la sua testardaggine. Chi possiede già un bulldog francese di sicuro avrà notato quanto difficilmente lo si può convincere a fare qualcosa che non vuole fare. Però i nostri amici sono anche dei grandissimi golosoni. E se di mezzo c'è il cibo, non solo impareranno subito tutto quello che vorrete insegnargli, ma potrebbero anche scendere a miti consigli e abbandonare un po' della loro testardaggine. E ora vediamo nel dettaglio qualche consiglio per prendervi cura al meglio del vostro simpaticissimo bulldog nano. Vi basterà una spazzolata al pelo settimanale per avere un pelo sempre lucido. Se vedete che tende a grattarsi o leccarsi con troppa frequenza, può trattarsi di dermatite e consigliamo quindi di farlo visitare da un veterinario. La pulizia delle pieghe del muso è fondamentale per evitare irritazioni ed è consigliata un'alimentazione equilibrata per evitare che il cane possa ingrassare e incorrere in seri problemi di salute. E ora vediamo quali sono invece gli aspetti che rendono questa razza un po' fragile dal punto di vista della salute. Questa razza, a causa della conformazione della testa, tende a soffrire di sindrome brachicefala. È inoltre un cane che non tollera il caldo eccessivo, che potrebbe incorrere in anemie e che spesso ha problemi di tiroide. Ed ecco una cosa che non tutti sanno. Questa razza va tenuta lontano dai corsi d'acqua. Attenzione se si possiede una piscina, perché a causa delle zampe corte e di altre caratteristiche fisiche, questo cane non si distingue per le sue qualità di nuotatore e rischia facilmente di affogare. Se state pensando di comprare uno di questi meravigliosi cani, vi ricordiamo di accertarvi che l'allevatore vi mostri i genitori e vi fornisca un libretto sanitario del cane. Vi state chiedendo qual è il prezzo? Il valore si attesta tra i 1.300 e i 2.000 euro. Grazie per aver guardato Funny Pets. Se il video ti è piaciuto iscriviti, metti un like e clicca sulla campanella per non perdere nuove spassose curiosità sul mondo dei nostri amici cani e gatti.